Proprio sicuramente il Novara è un avversario di ottimo livello, alla fine questo 1-1 guardato anche in prospettiva, che risposte vi dà? No, ci dà delle belle risposte perché secondo me abbiamo fatto la gara che dovevamo fare, una buona gara con personalità soprattutto contro una squadra anziana di giocatori veramente forti per la categoria. Abbiamo tenuto botta, al primo tempo penso che abbiamo fatto un'ottima partita, nel secondo abbiamo subito quelle occasioni che purtroppo ci soffriamo di più come corner, come punizioni laterali, essendo una squadra non altissima, direi quasi bassa, andiamo un po' in difficoltà, infatti su una di queste abbiamo preso gol, però penso che come carattere, come voglia di fare, anche di giocare, abbiamo fatto una buona partita. Ecco, 100 in Amaranto in campionato, insomma, è un traguardo che immagino ti renda orgoglioso. Guardando al futuro, che traguardi vuoi conquistare con questa maglia? Speriamo di farne altri 100, dai. No, sono contento, sono fiero di aver vestito questa maglia 100 volte in campionato, quindi speriamo ancora di toglierci tante soddisfazioni, spero di togliermela anch'io con questa maglia. Al di là della classifica, però, c'è grande consapevolezza anche della forza di questo gruppo, perché a questo punto la posizione non può essere casuale, anche con il bel gioco che la squadra mostra. Sì, noi siamo, ma lo diciamo sempre, siamo un gruppo affiatato, ci vogliamo bene veramente, siamo un gruppo che vuole arrivare, poi è chiaro che il campo deve dare la sua risposta, però noi cerchiamo di mettercela tutta e dare il massimo e speriamo di fare felici i tifosi e anche noi stessi. Ormai sei qui da qualche tempo, questo gruppo che peculiarità in particolare secondo te come arma? Siamo spensierati, dai, perché siamo partiti senza obiettivi di grande portata, ecco, quindi siamo lì e vogliamo goderci e continuare a stare lì e dare fastidio a quelle su perché ce lo meritiamo. Grazie. Grazie. Grazie.